save some money, buy a used car from a guy named Harvey in Ventura. Darei la parola adesso con un saluto in questo congresso, la parola più volte al Presidente Generale del CAI, che ci ha onorato la sua presenza. È molto importante per gli istruttori questa partecipazione agli organi centrali. Amici, grazie, e spero di meritare l'applauso, che me lo farete anche domani quando trarrò le conclusioni. Allora, ha detto giustamente che Como è uno snodo importante, no? E non solo per questo, ma faremo storia lunga per farcela parlare di altre cose, non solo dei cari. E mi collego con quanto detto poc'anzi per dire che se ci sono problemi, non sono le strutture, sono gli uomini che fanno le strutture. E spetta la responsabilità nostra, di tutti noi, superarli, se vogliamo superarli. E quindi con la massima disponibilità, un pezzo di strada lo stiamo già percorrendo. Ci prenderemo i tempi necessari, se serviranno, per superare quelle che saranno, se si proporranno altre difficoltà. Perché, ripeto, nella nostra responsabilità trovare la maniera per essere veramente associazione e per farsi capire, spesso ci si parla magari dicendo le stesse cose in maniera diversa e è difficile trovare poi la tonalità. È tutta a nostra disposizione, sta a noi trovarla. Da parte del CAI centrale vi porto il saluto logicamente, ma anche il principio qua, tanti hanno giacca di istruttore, ma anche giacca di responsabilità diverse all'interno delle sezioni, quindi impariamo tra di noi. E sta a noi di trovare la buona volontà, di capirci, di se ci sono delle difficoltà da discutere e superare, ma sono convinto che nell'intelligenza dell'uomo queste possibilità e facoltà ci sono. Diamo del nostro meglio, cercherò di fare il proprio potere. Grazie ancora, non solo per questo momento, ma per tutto quello che è avvenuto fino ad oggi e quello che avverrà anche domani. Ma avrò motivo di dirlo magari in momenti diversi. Grazie ancora e buon lavoro. Grazie. Sì, devo dire che quest'anno è stato impegnativo e particolarmente anche gradito assegnare questo riconoscimento. E come commissione si è ritrovata oggi, ieri si è ritrovata e ha deciso di dare questo premio particolarmente importante ad Exequo, a due nostri istruttori nazionali, entrambi di alpinismo, Istituto Nazionale di Alpinismo e Istituto Nazionale di Sci Alpinismo, che vorrei chiamare qua. Uno è Luciano Girardoni, per due mandati, ha rappresentato il CAI a lui per 15 anni
e da diversi anni si occupa delle tematiche della sicurezza degli infortunistiche in montagna, con particolare riguardo alla responsabilità civile penale, profondendovi la mia professionalità acquisita come legale. Luciano Giraconi da più di 25 anni fa parte della Scuola Centrale di Sciatinismo, è componente del Club Alpino Italiano accademico, ha attivo una grandissima attività sulle Alpi centrali e occidentali, poi ha ripetuto itinerari di valore assoluto come la Nord del Cervino, lo Sprone Walker e la Messo Bassa. È autore anche di vie nuove sia su Roccia che su Miasco. Entrambi, da più di 45 anni, hanno profuso il massimo impegno come istruttori del CAI, hanno fondato scuole, formato istruttori, diretto corsi e insegnando a centinaia di allievi, hanno dato ampia testimonianza di quell'amore che li lega alle montagne e al nostro sodalizio. Con questo premio la Commissione vuole dare tangibile testimonianza della riconoscenza e della stima che Giancarlo e Luciano hanno meritato in tanti anni di comune vicinanza. Grazie. Questa coincidenza con Luciano mi riporta alla mia lunga permanenza a Milano e il primo pensiero va proprio a Piero Girardoni e al carissimo Della Torre che ho avuto modo di conoscere personalmente. Girardoni, fra l'altro, faceva parte degli istruttori nel corso del 63, direttore Cassin, quando io ho ottenuto il titolo di istruttore nazionale di alpinismo. Ma c'è un altro pensiero che viene immediato, e cioè che da soli non si fa niente. Quindi io credo di estendere spontaneamente questo riconoscimento a quelli che mi hanno affiancato in questo mio percorso di istruttore nazionale di vari incarichi, prima di tutto gli istruttori della mia scuola, che sono qui rappresentati anche dal direttore della scuola, e da Moreno Toda e da Claudio Corussi, per poi quelli che via via nel corso degli anni mi hanno affiancato per vivere questa esperienza e per portare un contributo utile. Anche oggi ho sentito parlare di sinergie e di affiancamento e di collaborazione, e credo che questo sia il pensiero più concreto che si può dare a fronte di un riconoscimento di questo tipo. Con questi sentimenti io ringrazio la Commissione, ringrazio tutti voi, e credo che questa, diciamo, estensione vada fatta a voi tutti, perché nell'ambito dell'impegno che approfondiamo da sempre in queste nostre attività, credo sia proprio da sentire questa compartecipazione di tutti ai risultati e alle strategie e ai propositi che ci poniamo per il futuro, e quindi anche alla nuova Commissione che deve far fronte a una continuità di non minore impegno e di grande stimolo secondo le proiezioni che abbiamo sentito. Grazie Maurizio per il grande esempio che ci hai dato, e grazie Luciano di aver condiviso con me questa straordinaria esperienza. Grazie a tutti. Condivido il concetto di Tenzotto di estendere ringraziamenti a tutti quelli che ci hanno affiancato in questa attività che abbiamo fatto, perché da soli non si riesce a fare nulla. Per me sono molto contento di questo riconoscimento, perché a me è un aspetto molto affettivo. Mi aspettavo questo, non so chi mi ha proposto, chi
E la mia idea è questa. Io in particolare, ma tutte le guide, nasciamo nel CAI e dal CAI. Okay? E qualcuno di noi, io sono un esempio, è stato prima istruttore di alpinismo, ancora oggi, finché non mi cancellerete dall'elenco, sono istruttore nazionale di alpinismo. Poi, per una scelta, come tutti noi facciamo nella vita, una scelta di vita, sono diventato guida alpina e da 30 anni vivo e lavoro come guida alpina. Tutti noi quindi nasciamo e viviamo in questa grande famiglia che è Due Baldini Italiani, e questo è un elemento fondamentale. Lo dicevo anche nei primi di ottobre a Pontresina, all'Assemblea di Luglia. Le guide di tutto il mondo nascono nei rispettivi club alpini. Non dobbiamo dimenticarlo noi, nessuno nel club alpino lo deve dimenticare. Questo cosa vuol dire alla fine? Che ci accomuna la passione per la montagna e per tutte le attività che noi possiamo fare in montagna. Poi che io lo faccia come lavoro, a livello professionale, come lavoro, e che altri lo facciano a livello amatoriale, cambia poco, la passione è sempre quella. D'altra parte vi posso assicurare che come lavoro o c'è la passione oppure si dura poco, non lo si fa per molto tempo. Quindi 30 anni di lavoro, e come me di guide ce ne sono ancora tante che lavorano, il presidente che mi ha preceduto, Alberto Re, che sicuramente conoscete tanti, è un altro bel esempio di guida che lui mi batte, perché ormai sono 40 anni che fa la guida, no? È naturale, deve essere naturale, deve diventare una cosa automatica, che ci sia collaborazione fra il bambino, fra le sue strutture didattiche, le sue scuole, i suoi corsi, fra i suoi istruttori e le guide alpine, con la loro organizzazione, che è la GAI, che è il Collegio Nazionale, con le loro società, che sono le scuole di alpinismo o altri tipi di società. Questa collaborazione, in tanti anni che io faccio la guida alpina, l'ho vissuta, però un po' spot, qua e là, in qualche occasione, con alcune sezioni o sottosezioni del club alpino. Ancora oggi io, ma come tante guide, in alcune sezioni collaboro e lavoro. Quindi questo è possibile e questo deve entrare nel nostro, nel nostro DNA. C'è, sotto sotto c'è, dobbiamo farlo venire fuori, questo convinzione che dobbiamo collaborare. Come si può collaborare tra di noi? E poi non la faccio molto più lunga, quindi abbiate ancora pazienza voi. Il piano sicuramente più semplice, dove forse c'è la più stretta collaborazione, è quello delle tecniche, dei materiali, ma io aggiungerei anche quello delle metodologie di insegnamento. Voi siete istruttori, noi siamo guide alpine, ma non solo accompagnatori, ma anche maestri. Non è un caso e non è per ripicca che abbiamo voluto mettere nella nostra definizione guida alpina, maestro di alpinismo, ma proprio perché lo siamo. Se tanti, tanti anni fa la guida accompagnava, soltanto accompagnava, ma in realtà con l'accompagnamento, con l'esempio insegnava, oggi nel senso, nella direzione dell'insegnamento abbiamo fatto anche noi dei grandi passi, e penso che le nostre esperienze, le vostre esperienze debbano essere messe in conto per che cosa? Ma per migliorare tutti noi insieme il nostro
livello la nostra capacità di insegnare ad andare in montagna bene, perché bene vuol dire divertendosi, facendo delle belle attività, ma anche in sicurezza. Quindi questo sicuramente è un piano su cui possiamo collaborare e su cui, diciamo, è relativamente facile collaborare. Un altro piano, secondo me, importante su cui possiamo e dobbiamo pian piano arrivare a collaborare è quello proprio della attività che voi insegnate e nelle quali noi a nostra volta insegniamo, ma soprattutto accompagniamo, no? Che sono le attività nostre, l'arrampicata, l'alta montagna, l'alpinismo, lo sciatinismo, no? E come si può pensare, io ogni tanto mi soffermo a pensare, a crearmi dei film su come potrebbe essere questa nostra collaborazione. Vi faccio un piccolo esempio, che magari vi farà sorridere oppure vi metterà tutte male. Però questo è uno dei tanti piccoli film che mi sono fatto, no? Insomma, la vostra attività, i corsi nelle scuole del Club Alpino sono fondamentali, assolutamente indispensabili per avvicinare la gente alla montagna, per avviarla e farla imparare a praticare le attività che tanto ci piacciono e che sono belle attività, siamo tutti d'accordo. E allora, detto questo, quindi assolutamente irrinunciabile, fondamentale e irrinunciabile tutto il lavoro e l'attività che voi fate, è chiaro che, faccio l'esempio, da un corso di una scuola, di un qualsiasi corso che voi organizzate, escono degli allievi che alcuni dei quali alla fine del corso diranno: ma bella, è stata una bella esperienza, ma alla fine non è proprio quello che mi piace fare, e se ne va per altre strade, andrà in bicicletta, andrà a nuotare, andrà, che ne so, a volare col parapendio. Altri avranno imparato e apprezzato e avranno capito che queste attività veramente gli piacciono e li coinvolgono, e andranno avanti in autonomia, perché ovviamente l'obiettivo è quello di formare degli alpinisti, degli sciatori alpinisti, degli arrampicatori che siano in grado di andare in giro per batti loro, fra di loro, e quindi saranno in grado di farlo. Magari le prime volte torneranno a fare gli itinerari che si sono fatti durante il corso, poi pian piano muoveranno i propri passi, i primi passi autonomamente, prima nell'ambito degli allievi, degli amici che si sono fatti nel corso, magari anche con qualche istruttore, e poi sempre la propria strada. Qualcuno diventerà istruttore, qualcuno diventerà anche guida, no? Qualcuno diventerà come me, prima istruttore, poi guida. Oppure viceversa. Perché no? Non so se ci sono dei casi, ci sono, però come da me. Anche questo mi fa piacere. Poi ci saranno altri allievi che si saranno innamorati anche loro di questa attività, ma che non se la sentiranno di andare in giro da soli. Ecco, forse questo è il momento in cui andare a creare questa collaborazione. Queste persone che hanno fatto il corso, che hanno imparato sicuramente le tecniche, ma non le maneggiano ancora con sufficiente sicurezza per dire: vado in giro con i miei amici. Ecco, forse queste persone, piuttosto che perdere per strada e vederle andare verso altre attività, perché non indirizzare
indirizzarle verso le vie alpine. Io penso, è vero, io porto a casa il mio stipendio, la mia diaria a questa attività, ma la mia passione non è meno di chiunque di voi, non è inferiore a quella che chiunque di voi insegna in un corso organizzato dalla scuola d'autore. Quindi, partendo da questa convinzione che deve essere profonda, deve essere totale, da lì, partendo da questo, possiamo fare insieme un bel lavoro. E quindi io vorrei proporre a voi di creare un momento di incontro specifico per elaborare una strategia comune. Nella direzione che dicevo all'inizio, dei materiali, delle tecniche, delle metodologie di insegnamento, e nella direzione proprio invece più operativa, più pratica, dei corsi, delle scuole, degli allievi. Grazie. Quindi ecco, credo che
sia estremamente importante proseguire su questa strada. Qualcosa di buono abbiamo fatto, credo Maurizio, potremmo fare ancora tantissimo di buono per il futuro, perché quello che ci unisce soprattutto, l'abbiamo detto tutti, è una grande passione per la montagna. Questo credo sia il filo logico, la cosa più importante per poter proseguire su questa strada e portare a obiettivi sempre maggiori. Grazie ancora per l'invito, rinnovo la nostra grande disponibilità e convinta disponibilità a collaborare sempre di più con il Partito Italiano e buon lavoro a tutti. Ma questa montagna, che non è
quella dei grossi centri turistici, delle famiglie, dei rifugioni, in zeppi, soprattutto in agosto. È raggiungibile solo con la pratica di discipline sportive quali l'alpinismo, lo sciapinismo e l'escursionismo. La pratica dell'escursionismo permette di conoscere la natura alpina nei suoi più svariati aspetti, attraverso tutti i nostri sensi. Consente di essere spettatore di paesaggi e di scenari alpini bellissimi. Consente di vedere tante belle montagne e di raggiungere comunque sempre cime importanti e significative. In ultima analisi, sono questi quindi i validi e remunerativi motivi o perché della pratica dell'escursionismo sulle nostre montagne. Lo slogan individuato dalla sede centrale dall'anniversario della fondazione CAI 150 La Montagna Unisce sottolinea il contributo che il CAI ha dato e continuerà a dare per il ruolo che la montagna e per le sue popolazioni hanno svolto e sono chiamate a svolgere nel futuro del nostro paese. La montagna unisce, idealmente, giovani, meno giovani, esperti ed inesperti, italiani e stranieri, giovani con disabilità o disagi sociali, a giovani più fortunati. Unisce alpinisti ed escursionisti, istruttori ed accompagnatori. Questo avviene perché in montagna la solidarietà e la condivisione sono elementi fondamentali. La speranza è che questo momento richiami l'attenzione di tutti, quindi 150 montagna unisce, l'attenzione di tutti sulle tematiche del territorio montano, ormai riconosciuto non più come barriera, ma come cerniera per tutti. Sottolineature delle
nostro amico Giancarlo Tezzotto, il quale assieme al Presidente dell'Assemblea voglio rinnovare i complimenti per il meritatissimo riconoscimento di oggi, che ha parlato di alleggerimento e ha parlato, come altri, di trasformazione. Ora, se noi vorremmo lavorare in maniera diversa, e se vogliamo lavorare in maniera diversa, dobbiamo cominciare seriamente a pensare alla trasformazione di questo plato centenario. E noi abbiamo delle regole che in qualche maniera, almeno una parte di noi, hanno contribuito a darsi, ce ne siamo date tante. Tra queste ci sono dei vincoli, voi sapete che CAI Centrale è anche un ente di diritto pubblico, non economico, ma un ente di diritto pubblico, e quindi le responsabilità vanno nel suo nome, ce le toglie, e proprio perché nessuno ce le toglie, bisogna che le decisioni che vanno ad essere assunte siano suffragate dalle norme che ci regolano. Fra queste norme esistono anche dei regolamenti, fra cui un regolamento disciplinare. Regolamento disciplinare che proprio sabato, non ieri, sabato 9 novembre, sta per essere finalmente ripreso in mano, si è riunito per la prima volta il gruppo di lavoro, composto di 7 nostri soci, un giudice, altri avvocati con esperienze e conoscenza del CAI, perché non si può ragionare del CAI senza conoscere né il bene né il male della sua storia. E por mano a questo, la richiesta che il comitato direttivo ha fatto in primis è stata quella di modificare i percorsi e far sì che chi va a giudicare, ma soprattutto emettere sentenze, sia veramente terzo e non sia contestualmente il pubblico ministero e anche il giudice della stessa parte. Perché, primo, è molto difficile, secondo, non esiste nessuna legislazione che il pubblico ministero, chiamiamolo tale, sia anche il giudicante poi alla fine. Nei casi ancora di più, perché mica sempre abbiamo al nostro interno le capacità e conoscenze per non incorrere in errore. Provare sia che qualche errore si riesce anche a commettere. Sono state citate, ma voglio essere breve su questo punto perché sembra doveroso, sono stati fatti due interventi, poi non più sono dovuto uscire perché mi ero dato un programma ieri sera e quindi non è che il Presidente si è crociato se di ricevere male parole e se n'è andato, avevo l'impegno di tutto andare. Comunque mi è bastato quello che i primi due interventi che ci sono stati. E sentito parlare di documenti, bene, non sono i soli documenti. 3 delibere che sono state inserite nel nostro sistema informatico con la raccolta delle delibere, oltre a queste ci sono documenti, studi fatti sul caso citato, che assieme a un'ultima verifica contabile che ha avuto necessità di tempo per essere compilata e prodotta dagli organi interni, cioè dalla direzione del Capalpino, sono stati consegnati martedì dell'altra settimana all'Avvocatura dello Stato, perché ci dia il giudizio finale su cosa abbiamo omesso di fare, se questa omissione c'è stata, e o su cosa dobbiamo fare, se dovremmo fare qualcosa. Quindi io mi auguro che la conclusione, cioè il giudizio dell'Avvocatura, l'Ufficio Distrettuale di Milano, ci giunga nei prossimi giorni. L'assicurazione era che in 15-20 giorni stavano per scadere, possa essere così, in maniera di poter essere
coniugate, a rasserenare possibilmente tutti, in primis vi assicuro che mi sta parlando, perché questa vicenda ha portato via a tutti troppo tempo. E quindi se una lezione da questa dobbiamo trarre è proprio per quelle regole da semplificare che ci consentano di abbreviare tempi senza rischiare di violare i diritti di ciascuno, perché oltre al regolamento del CAI, i nostri interni, esistono anche delle leggi con per prezzi dell'esterno che normalmente hanno un valore superiore. Detto questo, e con molta amarezza, lo dico per molti motivi, perché uno entra nel CAI, fa quello che fa, poi assume delle responsabilità, ma non entra, penso nessuno di noi entra per essere né giudicatore né condannato, dover condannare piuttosto che siamo andati tutti ai CAI per fare ben altre cose e le state facendo e le avete fatte molto bene. Questi due giorni ne sono una delle testimonianze, ma non solo. Detto questo, così non, io non sono né una, non mi arrabbio, non ho ancora trovato una persona che è riuscita a farmi ad arrabbiare, magari potrà succedere, invecchiando si è anche più sensibili e si è anche più, magari, più deboli nel sostenere le cose. Detto questo, e entrando in questo che è stato questo splendido nono congresso, e voglio dire che ancora una volta, e mi ricollego però necessariamente a quanto detto prima, è apparsa la necessità che i CAI di domani, per i quali esiste uno studio, comitato direttivo, comitato di indirizzo e controllo, ma i presidenti dei gruppi regionali hanno ricevuto da tempo, da mesi, una bozza di lavoro sulla quale attendiamo. E anche mese fa circa Biella alla conferenza dei presidenti regionali ho ricordato, qui abbiamo un testimone del presidente Viviani, che queste indicazioni sul cambiamento non possono calarsi dal vertice, ma devono venire dalla base dove si fa CAI. CAI non si fa in Pietrella a Milano, si fa nelle sezioni, nelle scuole, nelle attività. È lì che si sente il peso di lacci, lacciuoli e impossibilità. A noi arriva tante lamentele, alcune serie, altre meno, che però sono la sintesi di una discussione che avviene sul territorio. E mi aspetto che non io, che farò presidente, che dovrò farlo e poi andrò in pensione, perché sono entrato anche tanti anni fa, ho qualche incarico solo dal 1969, quindi me la sono guadagnata, non dico la pensione, ma è il momento di non fidare più la roba della mia moglie, come un motivo peraltro, e noi dobbiamo cambiare, ma cambiare la nostra struttura vuol dire, anche a seguito di una mozione votata, sono state letto per il primo mandato del maggio del 2010, in periodo del Garda, di cambiare il sistema dell'elezione per la rappresentazione che poi la rappresentanza che poi andrà a leggere il Presidente Generale. Va benissimo. Ma il cambiamento non possiamo fare a pezzi, non possiamo cambiare le tasche di una giacca, dobbiamo cambiare la giacca. E quindi è proprio dalla presa della conoscenza di tanti problemi che sono anche un po' la fonte di tante discussioni, di tanti ritardi, di tanti impiego di tempo che potrebbe essere utilizzato in altra maniera, come giustamente è stato ricordato prima, per consentire un qualcosa di più snello,
qualcosa di più snello, che non vuol dire chissà che, ma vuol dire operare in maniera responsabile, perché questa non ce la toglie nessuno, ma in maniera più veloce, che non arrivi e che poi attraverso queste normative, queste leggi che siamo date, siamo tutti filtri, e quando abbiamo messo in piedi qualcosa, con la più buona volontà, ciascuno con la voglia di essere più pratico, di arrivare prima al risultato, aggiunge qualcosa che, anziché essere beneficio, allunga i tempi delle decisioni. C'è un problema che va anche da come sono ripartiti i soci. Da anni abbiamo la spinta, la richiesta di allargare l'età dell'alpinismo giovanile, ma non è che da solo quello risolve i problemi. Forse vale anche la pena di capire, e fortunatamente in questi ultimo anno e mezzo, anzi quest'ultimo anno, il rapporto trasversale tra gli organi tecnici ha superato, abbiamo sentito oggi, momenti di incomprensione, perché tutto nasce, come sempre, come dappertutto, nel non colloquiare, di non confrontarsi senza partire da posizioni preconcette, ma mettendosi noi per primi in discussione. Dopo l'incontro, che peraltro avevo chiesto di farlo io il 2 di maggio a Trento, anche per opera di qualcuno che si è dato da fare, dopo Paolo Barotti, insieme a lui altri, si è stabilito qualcosa per cui usciremo quanto prima con questa opera, al di là degli altri dei rapporti intercorsi fra i vari organi tecnici, da questa opera importante che ha visto l'apporto di tutti, che ha faticato a uscire perché partiva da situazioni e dalla preparazione del lavoro in vari capitoli diversi e anche con tagli diversi, ma sarà un passo, un primo gradino sul quale tutti siamo invitati, non solo gli organi tecnici, ad agire più guardandoci attorno, non chiudendoci nelle nostre, difendendoci da certe situazioni, ma ascoltare gli altri e capire negli altri le cose che forse non abbiamo mai voluto ascoltare o che con qualche presunzione ritenevamo in partenza non valide o comunque non producenti. Il lavoro delle scuole, perché qui siamo al congresso delle scuole, è fondamentale, ma è fondamentale anche per quanto noi, e è stato ripetuto anche questo, riusciamo a mostrare all'esterno che non è solo, noi abbiamo ancora nell'immaginario collettivo, ancora c'è molto una visione del CAI come gente un po' strana che mette a rischio la vita, che vi assicuro che quando per gli obblighi istituzionali si devono parlare con uffici pubblici, è scarsissima la percentuale di chi sa cos'è il CAI e cosa fa. Non più tardi di martedì scorso, più un ripreso discorso con l'Istituto Geografico Militare, spero, mi auguro, sia foriero di un'apertura vicepresidente della commissione escursionismo a Tavola, Sentieri, Cartografia, con il consigliere centrale e il vice coordinatore Montani, siamo andati a Firenze e di questo abbiamo parlato, e c'è apertura. Beh, il comandante, il generale comandante, che è un generale di divisione, quindi non un caporal maggiore, del CAI, a parte che non sapeva che quindi non sia la stessa il CAI come la Montani.
agli alpinisti, ma ha ammesso con molta cordialità e tranquillità che è stato il suo vizio a cominciare a parlare, perché lui proprio non l'aveva. Ora penso che l'Istituto Geografico Ambientale per molte sezioni sia stato un riferimento per chiedere permessi di utilizzo di pezzi di carta, non solo. Abbiamo avuto negli anni addietro anche una bozza di accordo che poi per motivi, non so, non ricordo, non ha trovato conclusione. Adesso speriamo di partire, ma per dire che noi siamo, è stato detto anche questo stamattina, noi parliamo molto fra di noi, ma dobbiamo parlare agli altri, saper fare, e voi e tutte le attività che vengono svolte sono ben fatte perché si sanno fare, ma come dicevo che il predecessore bisogna far sapere. Certo, questo 150° anniversario ci ha esibito molto, però nonostante le molte iniziative forti, alcune sono state citate stamattina, il cammino al 150, il ciclo escursionistico, le 150 vette del Padre Semel Accademico e tante altre iniziative anche regionali, se non locali, hanno esibito molto il carico. Però molto ci siamo parlati anche fra di noi, anche addosso. È la cosa più naturale che possa venire, ma non è quella che dà i risultati migliori. Certo, maggior visibilità l'abbiamo avuta sui media nazionali e regionali, ma avremo o dovremo fare ed essere molto di più e molto più diffusamente il riferimento per quanto riguarda le attività della montagna. È stato citato nell'intervento del Presidente della TAM, vi saluto, Miranda, l'impegno che siamo coinvolti nella difesa del territorio e della libertà di frequenza del territorio. È stato ricordato l'osservatorio con le difficoltà di avviamento di questo, anche perché anche lì come in altri posti prevalgono magari posizioni non concordate piuttosto che personalismi. Però la strada che parte da lontano, perché voglio ricordare, mai dimenticato, primo dirigente CAI che se ne è occupato, Stefano Tirinzoni, che purtroppo non è più per lui, è stato il primo con anni fa a parlare di libertà di accesso alla montagna, anche se, come è stato anche questo detto, appena nasce capita qualche incidente, subito i difensori del bene pubblico vorrebbero chiudere le pareti, chiudere le piste o comunque i versanti nevati, come che se l'autostrada del sole si fosse chiusa per un incidente, so che l'Italia sarebbe bloccata da allora, e non solo l'autostrada del sole, per dire un simbolo. Ecco, voglio la mia conclusione per dire che è stato iniziato dagli organi tecnici un percorso che vede, dovrà vedere un confronto ancora maggiore non solo fra gli organi ma anche col comitato di indirizzo e controllo, e peraltro avviato, peraltro da approfondire, ma le semplificazioni unite alla collaborazione, alla conoscenza e al confronto, lo dicevo ieri nei saluti iniziali, sta agli uomini per gestirli con onestà intellettuale e arrivare a condividere, oppure discutere poi, perché non si può mica condividere tutto, ci sono dei momenti o dei punti, però in democrazia prevalere anche all'interno della democrazia, anche all'interno delle nostre strutture, se no da che parte andiamo. È certo che, e lo sentiamo dire sempre da tutti, stiamo vivendo un cambiamento
epocale veramente, ma un cambiamento, e se noi non siamo pronti ad accettarlo e a esserne attori e non vittime, essere protagonisti, ci travolgerà. Perché quella flessione di soci che noi abbiamo quest'anno, non ho i dati finali, ma sarà un po' più accentuata rispetto a quell'1% dell'anno scorso, frazione di cui spaventarsi. E sì, il segno di una crisi, perché su indagini fatte non solo in alcune sezioni, ma anche a livello centrale su 2.000 euro di altri soci che non hanno rinnovato, chiedendo le motivazioni, e sì che una famiglia dove sono associati padre e madre e magari due figli può fare difficoltà, ma a pagare le quote, ma questo accade anche quando nelle priorità si danno altre preferenze. E quindi un motivo, secondo motivo, è perché dobbiamo cercare i soci non aspettando che vengano, ma cercare dove ci sono. E quindi tutta quell'attività fatta con le scuole, anche attraverso le accordi, con gli ore, eccetera, sono da incentivare, pur sapendo la difficoltà di penetrazione. E certo che, sottolineo ancora, noi dobbiamo modificare la nostra struttura. Allora, non importa se questo presidente che è stato rieletto a maggio non finirà il suo mandato, perché riusciremo a decidere uno strumento che ne modifica, non dico la durata, ma totalmente dalla base il sistema di rappresentanza. Penso che nessuno di noi è così legato al potere, tra virgolette, il potere che ci cerchiamo, tutto quello che ci riserva, ma è un discorso veramente di grande attenzione, di una trasformazione necessaria, e dobbiamo essere disponibili a questo. Certo, sentiamo dappertutto necessità di cambiamento, dappertutto necessità di, e poi non dovremo essere anche noi a parlare di altre strutture, di strutture che pensano che il cambiamento debba partire sempre dagli altri. Siamo noi, il cambiamento che riusciremo a fare sarà il cambiamento che faremo noi, ciascuno per la propria responsabilità, per la propria collocazione e incarico. E voglio, concludendo, fare un grandissimo ringraziamento agli amici della Commissione, a quale va a scadere, ma anche a Renato Veronesi, che per scelta di essere stato eletto come consigliere centrale, che ha fatto parte fino allo scorso anno, per la mole di lavoro che fa. Magari si potrà anche non essere d'accordo su qualcosa, ma chi lavora e lavora bene fa, non solo ringraziato, ma anche stimolato e aiutato per quello che si può fare. E io non lo so, Maurizio, quante ore dedica a CAI e quante alla scuola, forse tu avresti qualcosa da dire, perché è vero, tra l'altro tu sai che lo conosco, però non ci parliamo di questo. E perché mettere in piedi una struttura, gestire, non mettere in piedi una struttura, eccetera, con data di chi è stato anche ricordato stamane, anche io mi associo al ringraziamento soprattutto di quelle persone particolarmente storiche nel mondo della scuola centrale e della commissione centrale, che ho avuto la fortuna di conoscere e apprezzare, e anche a loro il ringraziamento anche mio, specialmente con Florianini, più forte che con Franco Chierico e qualcun altro che è stato citato, lavorato assieme e mi hanno anche insegnato in qualche maniera a fare le scienze del CAI. E sto dicendo, gestire un contesto di attività, un numero di corsi, una situazione difficile,
difficile anche normativa, perché parlava prima delle responsabilità, ogni corso che parte è un'assunzione di responsabilità del presidente, e quindi grazie in parte al presidente della commissione e alla commissione, poi per esteso a tutti voi che vi fate carico di assumere la gestione dei corsi. Questa responsabilità è quella del presidente di sezione. Se noi in coscienza possiamo pensare veramente a cosa sta sulle spalle di ciascuno, forse qualche dubbio potrebbe venirsi. Fortunatamente l'orgoglio, la passione, l'amicizia, il fatto di stare assieme ci aiuta a superare anche questo, ma veramente di questi tempi la ricerca di responsabilità a tutti i costi, la ricerca del colpevole, è fatica gestire ed è impegnativo gestire, però ci stiamo andando avanti da 150 anni e voi nei primi 76, quindi vuol dire che il coraggio, la voglia c'è. Vorrei ringraziare singolarmente, ma rischierei di, perlomeno di quelli che hanno assunto questo periodo di responsabilità, rischierei di essere fazioso, dimentico e qualcuno sarà che più piacere ieri sera con noi. Un grazie alle scuole che hanno organizzato molto bene e molto precisamente questo nono congresso, la sede centrale, questo vale anche per la presidenza generale, questo vale anche per l'amico che parlava di quell'attività. Pozzoli, e posso dire che non conoscevo e non conosco la specifica, però so che tante sezioni fanno attività di questo tipo, esistono attività di montagna terapia, esistono iniziative sul territorio dove c'è maggior sensibilità, ma che vanno estendendo, si aumentando, e quindi forse magari c'è parlare con il presidente del gruppo regionale, ma anche con noi direttamente, ma penso che regionalmente si possa più facilmente arrivare anche a conoscere le vie e risolvere se ci sono dei problemi. A voi ancora un grazie, è stato un bellissimo convegno e mi auguro che sono certo che la commissione che uscirà da questa votazione andrà ad essere nominata con l'attuale regolamento, mi dispiace, ma c'è questo, il prossimo comitato di indirizzo controllo penso che già a fine mese potremo trovare il coordinatore se mi facevi e era distratto. Sì, potremo questa e le altre commissioni nominare perché non possiamo consentirci sorte e soprattutto perché gli impegni che vanno ad essere, a venire da qua in avanti, non attendono, non hanno un nuovo, ma senza soluzione di continuità sono nel nostro quotidiano impegno. Grazie ancora a tutti. E avanti per i prossimi 150.